Allora, come avete visto dai fogli, ho intitolato questo intervento La misura dei giorni. È un'espressione che mi piace molto, è tratta da un salmo. E poi proveremo a verificare, a vedere questa espressione come si dipana nella storia di un personaggio celeberrimo dell'Antico Testamento che è Giobbe. La scelta era anche abbastanza scontata, questo giro, insomma, ecco. Però prima di introdurci a guardare, a percorrere la storia di Giobbe, perché alla fine faremo soltanto questo, non credo che dirò qualche cosa di sistematico, ma semplicemente proverò a percorrere la storia di Giobbe come se fosse un invito a me per prima, tutte le volte, e poi a ciascuno di voi per poter ripercorrere personalmente questo itinerario straordinario. Appunto, però provo a collocare la storia di Giobbe in un orizzonte un pochettino più generale, dicendo subito che il tema della fragilità dell'uomo, con tutte le sue declinazioni, a cui si associa il tema della brevità della vita, è un tema che percorre trasversalmente tutta la scrittura, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, è evidente. È un'esperienza, quella che viene presentata, c'è una riflessione sulla realtà, ci si confronta con Dio e a partire da tutto questo si elabora una serie di riflessioni che trovano nella tradizione sapienziale il loro ambito privilegiato. È proprio in questa tradizione, mi sembra, che l'uomo viene confrontato con la sua verità. Non è lasciato da solo, è accompagnato dai saggi ad assumere la realtà della propria debolezza, del proprio limite, fino a ritrovare il posto nel mondo, una giusta relazione con Dio, con sé, con gli altri, con le cose. Ora, l'obiezione che si può fare è evidente, è il fatto che noi siamo tutti uomini e donne del Nuovo Testamento e quindi alla luce della risurrezione tutta una serie di discorsi che attraversano l'Antico potrebbero non avere la stessa efficacia, perché nella luce della risurrezione evidentemente delle risposte sono molto più facili, c'è una luminosità che potrebbe arrivare fino a toccare il dolore, la sofferenza, l'inquietudine. E tuttavia, anche l'ascolto che abbiamo fatto da ieri e poi questa mattina, mi sembra che ci facciano comprendere come, nonostante la fede nella risurrezione, nonostante la luminosità, la speranza che promanano dalla fede nella risurrezione, la fragilità e poi soprattutto quell'evento drammatico rappresentato dalla morte, resta qualche cosa che non può essere semplicemente risolto nella speranza della risurrezione. Ci sono dei tratti che toccano la carne, che toccano in profondità, e l'evento della fragilità, il limite dell'uomo, le sconfitte, i fallimenti, la sofferenza, il dolore, la morte, sono eventi drammatici. C'è un tratto di ambiguità, suscitano una protesta, sollevano delle domande e portano anche a restare sbigottiti e sgomenti. Allora, il Primo Testamento ha questo vantaggio, lo dico ironicamente, che non c'è la prospettiva della risurrezione. E allora ci costringe a domandarci come sia possibile trovare una vita buona laddove l'uomo si confronta con il dramma del limite e della morte senza avere una prospettiva oltre.
se mi manca la prospettiva oltre, è possibile vivere una vita buona? E con che modalità? Attraversando quale percorso? Allora, la scrittura del Primo Testamento ci consente di lasciarci interrogare da queste situazioni, ma di lasciarci interrogare consapevoli che a partire da una insopprimibile domanda che attraversa l'Antico Testamento fino a sfociare nel Nuovo Testamento, e la domanda è: che cos'è l'uomo? A partire appunto da questo interrogativo che curiosamente in tutta la Bibbia ricorre 7 volte, e la prima e l'ultima volta in ordine temporale è sempre la domanda del Salmo 8, quella del Salmo che abbiamo usato questa mattina, che rimbalza nella lettera agli Ebrei, appunto 7 volte questo tipo di interrogativo per provare a scoprire se è possibile una vita buona nell'orizzonte del limite. Perché che cos'è l'uomo? L'uomo è un soffio, dice la scrittura, è come il fiore del campo. I giorni svaniscono rapidamente. Giobbe dice: sono come le barche di papiro che scivolano veloci lungo il fiume, sono come un battito d'ali. La vita sfugge così rapida che non riesco ad afferrarne neanche un tratto. Allora, se è così la percezione, è possibile trovare un senso all'esistenza? E uno dei testi che più ci aiutano in questa direzione è sicuramente il Salmo 90, che detto così, ma devo far capire che ho studiato, per questo devo dire il numero, ecco, detto così appunto del Salmo 90, ma è quello in cui si dice: gli anni della nostra vita sono, vedi che lo sapete, 80 per i più robusti. Una volta, adesso abbiamo sentito stamattina, ma una volta, 70-80 per i più. Passano presto e noi ci dileguiamo. È quello là, giusto, tanto per inquadrarlo. Allora, perché è così interessante questo Salmo? Perché è attribuito a Mosè. È l'unico salmo del Salterio attribuito a Mosè, e per forza è attribuito a Mosè e non a Davide, perché Davide è morto sazio di giorni nel suo letto dopo aver conquistato Gerusalemme, aver fondato un regno, aver avuto un successore, aver avuto molte donne, una vita piena. Quindi Davide non può insegnare nulla sulla morte, ma Mosè, che muore incomprensibilmente fuori della terra, senza che la sua promessa, la promessa che aveva ricevuto, si è per lui realizzata. Dopo una vita dedita interamente al Signore, prendendole da tutte le parti, dal faraone, dal suo popolo, dai nemici, e muore così senza una ricompensa, beh, lui può dire molto di che cosa è la morte e di che cosa si può dire della vita a partire da una morte incomprensibile. Dunque il Salmo 90 è attribuito a questo personaggio, e il Salmo presenta una vita dell'uomo sotto il segno della fugacità. I giorni sono brevi, diventano un mormorio, un frullo d'ali di un uccello, si dileguano, l'uomo vive sotto il peso della colpa, la fugacità sembra essere anche collegata alla colpa, e Dio manifesta la sua collera nel riportare l'uomo alla polvere, e dunque è possibile una vita degna di questo nome, è possibile trovare sensatezza all'esistenza se anche i giorni, che pure sono così fugaci, sono assolutamente insopportabilmente pesanti perché attraversati dal dolore, che sembra quasi la cifra prevalente del mio esistere. Allora, il Salmo descrive una situazione di questo tipo, e quasi come sigla dell'esperienza dei sapienti, provate a pensare, il Salmo 90 è quasi al centro del Salterio, sostanzialmente apre quasi uno degli ultimi libri del Salterio, quindi
ha anche tutta questa carica importante all'interno del libro, di tutta la tradizione sapienziale, e noi potremmo dire, beh, di fronte a una percezione così, allora forse la soluzione è una via di fuga nel piacere, oppure nell'esercizio della violenza, oppure nel prendere distanze da una esistenza di questo tipo. Invece no. I sapienti dicono certo che la vita è così, ma la scommessa è trovare una possibilità buona dell'esistere. Per cui c'è una via di uscita a questa situazione che, se la descrivo, risulta assurda, priva di senso, o comunque sotto il peso di qualche cosa che non riesco a comprendere, la soluzione sembrerebbe un po' ingenua, forse per la nostra sensibilità, e tuttavia è una soluzione estremamente intrigante che mi sembra, se ho capito bene, sia anche emersa da alcune esperienze che abbiamo sentito. Il Salmo 90, al versetto 12, dice: insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. La nuova traduzione dice al cuore saggio, ma la lingua ebraica è una lingua estremamente affascinante perché io posso dire una cosa e anche un'altra, e dunque e giungeremo alla porta della sapienza, o giungeremo al cuore della sapienza, al suo centro o al suo ingresso, a seconda di come posso considerare la parola cuore. È il centro della sapienza o è soltanto l'ingresso per poterci arrivare? È il centro che il Signore può insegnarmi, consiste nel contare i giorni. Allora, il verbo contare ha molti significati, perché certo vuol dire contare, enumerarli, sapere cioè che non sono infiniti, c'è un numero e si può arrivare alla compiutezza di questo numero. 1, 2, 70, 80 per i più robusti, 104, 110, io li posso contare. Viviana stamattina faceva riferimento, mi sembra, a questa dimensione. Ma quando io li conto, i numeri, non soltanto li enumero, ma posso percepire che non sono uguali. Uno non è due, e il terzo giorno è diverso dal quarto. E allora, se considero che non sono uguali i giorni e li conto avvertendone la loro differenza, esco dalla percezione di una uniformità che in certi casi è disarmante, perché io sembra che percepisca i giorni tutti uguali, di uno stesso colore, tendenzialmente grigio. Però non posso neanche semplicemente avvertirne la differenza, perché sarebbe come se avessi delle perle di una collana sparse sul tavolo. Ho bisogno di tenere il filo di questi giorni, e dunque contarli vuol dire anche trovare unità tra le perle di diverso colore, di diversa grandezza che ho sul tavolo. E dunque contare i giorni vuol dire anche raccontarli. E mi sembra che questa esigenza di una dimensione narrativa sia emersa ripetutamente anche nelle esperienze che abbiamo ascoltato. Allora, il cuore della sapienza vorrebbe dire tutto questo, e cioè vorrebbe dire riconoscere che la mia vita ha una fine, ma che questa fine non è la fine o non è il fine. C'è qualche cosa che abita dentro anche questo limite, e che nella misura in cui io riesco a riconoscerlo mi permette di ritrovare qualche cosa di sensato di un'esperienza che altrimenti è devastante e rimane semplicemente come una domanda inevasa. Allora, se provo a dire, ma c'è un personaggio
che ha provato a contare i suoi giorni, cioè a contare i giorni felici e quelli infelici, a trovare il loro numero, a avvertirne la differenza, ma a tenerli insieme e a farne una narrazione, beh, è evidente che questo personaggio è Giobbe. Per il Primo Testamento la sua capacità, il suo libro emerge tra tutti gli altri, non perché altri libri non affrontino questa tematica, ma certo Giobbe per eccellenza lo fa. E la sua capacità sta nel fatto di non esaurire la ricerca in un'idea sulla sofferenza, sul dolore, su Dio, ma nel aprire a una ricerca in cui chiama in causa anche chi legge, perché abbia il coraggio di partecipare al medesimo itinerario, perché sia possibile scoprire una vita buona e possibile dentro una situazione assolutamente problematica, ambigua, fonte di interrogativi, ingiusta, seconda poi di come leggiamo l'esperienza di Giobbe, possiamo cambiare l'aggettivo e nessuno mi sembra che possa esaurire il suo dramma. È un testo sapienziale, anche Giobbe, quindi vuol dire che non racconta un episodio storico, Giobbe non è un personaggio storico, non è neanche un libro appartenente alla tradizione dei profeti, anche se Giacomo elencherà Giobbe tra i profeti, e quindi bisognerebbe capire perché, ma questa è un'altra storia. È un libro profondamente umano che riguarda l'uomo, nel senso che Giobbe è ogni uomo, è l'uomo che si confronta con una condizione umana interrogata dal dolore. Ed è estremamente interessante che Giobbe non sia un israelita, proprio per uscire dall'ambiguità che questo itinerario possa essere soltanto del credente di Israele. Giobbe è un uomo che abita nel paese di Uz, ma un figlio dell'Oriente, e appunto l'uomo in generale. È un libro difficile, quello di Giobbe, e quindi non so se è una questione di retorica iniziale, comunque già mi scuso perché la mia sarà una lettura assolutamente parziale. Tuttavia sono in buona compagnia con un certo San Girolamo, ecco, che diceva che provare ad afferrare il libro di Giobbe è come tenere in mano un'anguilla. Ecco, più la tieni stretta, più scappa. Quindi insomma, questa cosa qui mi consola molto. Sicuramente non è un trattato di teologia. Questa è una buonissima notizia per un biblista. Non è un insegnamento, non è un testo di catechesi. Giobbe è un dramma parabolico. E mi sembra interessante che possa essere definito una parabola, perché vuol dire che si apre a una molteplicità di significati e che lo scopo è proprio quello di interpellare chi legge perché avverta di quali rappresentazioni è abitato e provi a modificare queste rappresentazioni. E dunque, la domanda che il libro pone come dramma parabolico è per noi: sei disposto a fare l'itinerario che mi ha contraddistinto? Sei disposto ad attraversare le mie domande, a fartene carico? Sei disposto ad assumere le mie inquietudini senza attendere una facile soluzione, senza pretendere di avere la risposta alla fine della lettura, avendo anche il coraggio di rimanere deluso alla fine della lettura, perché io potrei dire: ma
tutto qui, 42 capitoli, tutto qui, quello che Giobbe alla fine mi consegna di fronte alle grandi domande dell'esistenza. Però appunto è come se Giobbe ci chiedesse: prova a far abitare la tua fede, ancora prima la tua esperienza, dentro la mia vicenda, senza venir meno, come ho fatto io, alla speranza e alla passione per la vita. Perché Giobbe è un uomo profondamente appassionato alla vita, e per questo motivo uno dei tratti distintivi del suo libro, che non appare subito, è quello di una speranza incrollabile. Perché Giobbe, lo sappiamo, è un giusto che soffre in maniera sproporzionata, sia fisicamente che moralmente che spiritualmente, perché è privato di tutti i beni, poi si ammala, poi è preso a, insomma, diciamo che la moglie in tutto questo non lo accompagna, neanche gli amici, ma neanche Dio, che sembra esercitare nei suoi confronti una collera in ragione di non si sa quale colpa di cui Giobbe si sarebbe macchiato. Ora, poi lo vedremo più con qualche dettaglio in più, ma la cosa interessante è che Giobbe non si chiede semplicemente perché soffro, ma la sua domanda, che continua a rimbalzare, anche se formulata magari con registri diversi, è: perché Dio, che è giusto e che è buono, non interviene a favore non del giusto, ma dell'uomo che soffre? Perché? Perché Dio si comporta come un nemico dell'uomo? Dov'è la santità di Dio, la sua bontà, la sua giustizia, la sua benevolenza, dal momento che sembra trovare colpe nei confronti di un innocente? E questa è la domanda di Giobbe, ma il libro ne pone un'altra. Proprio all'inizio, al capitolo 1, al versetto 9, la domanda che è posta come sigla complessiva del libro è: si può amare Dio per nulla? Cioè, si può amare Dio quando la vita si diventa ruvida, quando la sofferenza attraversa l'esperienza umana senza motivo? Si può amare Dio quando i segnali della benedizione di Dio vengono meno? Si può amare Dio senza pensare a un superamento di questa condizione? Si può amare Dio nelle tre ore di buio di cui abbiamo sentito ieri? È possibile tutto questo? Allora, la storia potrei anche provare a leggerla così. Qual è, in fondo, la domanda a cui Giobbe prova a dare risposta? Forse è: ma a quale Dio mi affido? O ancora, qual è il volto di Dio che si manifesta? Di quale giustizia Dio è garante? È garante di una giustizia, e di quale? E mantenendo vive queste domande, Giobbe ne formula anche un'altra: chi è dunque l'uomo? Noi non abbiamo il tempo, ma vi invito a leggere il capitolo 7 di questo libro, perché Giobbe ha il coraggio di prendere il Salmo 8, bellissimo, quello di oggi, che ci piace tanto, e ne fa una parodia pazzesca. Perché se Dio ha cura dell'uomo, è meglio che guardi da un'altra parte. Perché se la cura dell'uomo, il suo prendersi cura di me, è così, anche no. Quindi, ed è, però capite che è una cosa potentissima, perché io uso un testo della tradizione,
della Sacra Scrittura, che non si tocca, vero? Che è canonica, che è ispirata, e lo stravolgo pur di affermare la mia fede. Allora, che cosa abbiamo tra le mani? 42 capitoli, ma state sereni, perché non li leggiamo, ecco, che sono costruiti anche in una maniera molto originale. I primi due sono in prosa, il capitolo 42, dal versetto 7 fino alla fine, è nuovamente in prosa, dal capitolo 3 fino a 42, 6, è in poesia. Quindi questo è abbastanza originale, anche proprio per la tipicità della costruzione. Una storia e poi un dramma. All'inizio, nella parte in prosa iniziale, Giobbe viene presentato come un uomo bravissimo, giustissimo, felicissimo, ricchissimo. L'unica cosa che non si dice è che era anche bellissimo. Ma poi di tutto è tuttoissimo Giobbe. Ma incomprensibilmente un personaggio che si chiama Satan, che non è il diavolo, istiga Dio perché lo metta alla prova. Lo dico male e poi vedremo meglio. E in forza di questo Giobbe subisce il tracollo di tutti i suoi beni, vengono a mancare, muoiono tutti i figli e anche lui subisce una grave malattia. Si piaga dalla cima dei capelli fino alla punta dei piedi e con un coccio deve grattarsi, insomma, una cosa ripugnante. Alla fine della parte in prosa arrivano tre amici. Vengono da lontano, sembra forse per consolarlo, in realtà cominciano a intessere un continuo rimbalzo di parole tra loro e Giobbe per un totale di 9 discorsi. Bildad dice, Sofar dice, Elifaz dice, e Giobbe a ciascuno risponde per 3 volte, fino al capitolo 27. Poi c'è un inno straordinario alla sapienza nel capitolo 28, poi Giobbe chiede ancora che Dio intervenga fino al 31, poi nel capitolo 32 compare un altro personaggio che si chiama Eliù, che forse è il rappresentante della tradizione di Israele, è il teologo, ma non ha studiato a Verona, no, ci tengo a precisarlo, e quindi arriva Eliù che fa tutta una disquisizione teologicamente ineccepibile, per la quale non c'è possibilità di risposta, perché però finalmente nel capitolo 38 interviene il Signore, che con Giobbe scambia ancora 2 dialoghi. Quindi c'è un dialogo del Signore, un discorso del Signore, risposta di Giobbe, discorso del Signore, risposta finale di Giobbe. E poi nella parte in prosa ultima sembra che ci troviamo di fronte a un film americano. Giobbe è ristabilito in tutti i suoi beni, gli nascono altri figli, tutto è raddoppiato e lui muore a 140 anni, sazio di giorni, avendo visto 4 generazioni di nipoti. Sì? Quindi è il massimo. Voi provate a pensare che Mosè muore a 120 anni, è l'unico. Mosè muore nel massimo degli anni stabiliti dal Signore al capitolo 6 di Genesi. Giobbe sfonda questo tetto, cioè, è un film americano, ci manca solo l'arcobaleno finale. Poi vediamo se è così. Comunque, se ci siamo, possiamo provare a iniziare la lettura. Adesso abbiamo giocato, adesso diciamo qualcosa di più serio. Allora, trovate il testo proprio dell'inizio, vi accorgete che Giobbe viene presentato anche con i toni di una favola. Potrei quasi dire: c'era una volta nel paese di Uz, potrei quasi iniziare a dire così, un uomo di nome Giobbe. Siamo molto abituati a chiamarlo così, ma il nome Giobbe ha un significato, evidentemente. Potrei tradurlo con questa domanda: dov'è il padre? Ma
la lingua ebraica è tale per cui se io mantengo le stesse consonanti di questo nome ma cambio le vocali, non ho più la parola, l'espressione dove è il padre, ma ho la parola nemico. Le consonanti sono le stesse. E allora, come capita spesso con i nomi dei personaggi dell'Antico Testamento, il nome è già un presagio della storia successiva. E dunque, Dio, tu sei per me padre o nemico? E questa questione del nemico, Giobbe la rinfaccerà a Dio più volte. Dio, ma io per te sono un nemico? Perché anche questo Giobbe lo chiederà a Dio. Sono per caso io ti sono nemico che mi tratti così? Devo rinunciare alla tua paternità? Devo invocare la paternità della morte? Perché quello che Giobbe custodisce nel suo nome poi ritorna come interrogativo lungo il libro. E quindi noi restiamo così, un po' appesi a questa ambivalenza del nome stesso del personaggio, che invece ci viene presentato con una serie di aggettivi impressionanti. Non c'è un personaggio dell'Antico Testamento presentato con la medesima serie di aggettivi, per cui Giobbe è giusto, integro, retto, timorato di Dio, è un esempio per tutti, e anche successivamente si dirà che lui custodiva le vedove, faceva attenzione ai poveri, dava in elemosina, nessuno era accogliente, tutto. Era talmente timorato di Dio che quando i figli facevano delle feste, non sapendo se i figli fumavano marijuana, faceva dopo dei sacrifici di purificazione per i figli. Quindi capite che anche per loro, purché tutto fosse rispettato secondo la legge. E fin qui niente da dire, se non la sorpresa che un uomo così straniero venga considerato da Dio come un suo servo. Perché questa dicitura compare molto presto, perché al versetto 6 del capitolo 1 la scena non è più a Uz, ma si sposta in cielo, c'è una grandissima assemblea di Dio che presiede il raduno dei suoi funzionari, delle specie di ispettori che hanno fatto dei giri sulla terra e hanno considerato il comportamento degli uomini. Tra questi c'è questo personaggio, Satan, che in ebraico vuol dire semplicemente avversario, accusatore, che appunto ha la funzione di andare in giro e poi di riportare a Dio eventuali mancanze che gli uomini compiono. Ora, nel caso di Giobbe, Satan è veramente in imbarazzo, perché Giobbe è irreprensibile e dunque si fa promotore di un sospetto. Sì, ma Giobbe è così perché è così? O perché tu, Signore, gli hai messo una siepe, lo hai protetto, lo hai benedetto? Cioè, capisci che è facile essere buoni se tu sei lì che lo curi pazientemente, gli dai tutto quello che gli serve, lo accarezzi, cioè, mica è scemo a perdersi questa possibilità. Quindi prova a togliergli i suoi beni e vedi come ti risponderà. La cosa impressionante è che il Signore dice: ma io mi fido di Giobbe. Hai visto il mio servo Giobbe? Io mi fido di lui. Quindi fai pure, purché gli risparmi la vita. Ora, dico subito che questo è un genere letterario, sì? Quindi non c'è nessuna corte celeste, è un genere letterario, ok? Beh, nel senso che non è che Dio mette la prova, no, Dio non mette la prova a nessuno, è un genere letterario. Quindi succede una serie di disastri.
Chi ha scritto questa pagina è veramente un genio, perché Giobbe è a casa e man mano arrivano una serie di servi che raccontano tutte queste disgrazie. Noi stavamo pescolando le asine, sono arrivati i Savè, li hanno massacrati tutti gli animali e anche tutti i servi. Sono scampato io solo che ti racconto questo. E poi lo stesso per i cammelli, e poi lo stesso per l'altro bestiame. Finché non ha capito, e Giobbe sta lì, bloccato a sentire tutte queste disgrazie, finché non arriva l'ultimo che dice: i tuoi figli e le tue figlie banchettavano in casa del maggiore, è arrivato una tempesta, tutta la casa è crollata, tutti morti, sono scampato io solo che ti racconto questo. Quindi Giobbe ha perso nel giro di poche ore tutto. Ma non contento di questo, all'inizio del capitolo 2, altra scena in cielo, dove il Satan ritorna e Dio dice: no, ma hai visto? Cioè, tu hai voluto fare così con Giobbe, ma lui è rimasto fedele. E Satan gli dice: toccalo nella carne, perché finché non lo tocchi nella carne, son bravi tutti a resistere, ma prova a toccarlo nella carne. E allora Dio dice: va bene, basta che non gli togli la vita. E così Giobbe si riempie di una piaga. Una cosa anche veramente schifosa. Deve grattarsi, perché, vabbè. Che cosa succede in questi momenti? Che Giobbe dà delle risposte. La prima, quando tutto quanto gli viene portato via, è una risposta impressionante. Giobbe si alza, depone le vesti, assume tutta la gestualità del lutto, perché certo è tutto morto, si getta a terra prostrandosi. Cioè Giobbe fa diventare l'espressione del lutto un atto di adorazione. Nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E il narratore commenta: in tutto questo Giobbe non peccò con la sua bocca. Ma è ancora più impressionante la seconda risposta. Perché a quel punto, quando lui diventa tutto piegato, la moglie gli dice: ascolta, guarda dove sono finite tutte le tue preghiere, dove è finita tutta la tua religiosità, guarda che fine ha fatto. E Giobbe risponde alla moglie. Ora, mi permetto, anche se è proprio un vizio dei biblisti, lo so, ma mi permetto di segnalarvi una traduzione alternativa, nel senso che al capitolo 2 noi abbiamo l'espressione "tu parli come parlerebbe una stolta", il versetto 10: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Ora, questa espressione, ovviamente, insomma, come tutto il libro, è stata ampiamente studiata, e c'è una tesi di dottorato nella quale è stata avanzata quest'altro tipo di traduzione molto interessante. Certo, da Dio riceviamo il bene, ma non riceviamo il male, che vuol dire che è esattamente l'opposto della nostra traduzione, ma vi invito a considerarla, perché è molto più coerente con tutto il libro. Cioè Giobbe accetta il mistero, rinuncia alla domanda, rinuncia alla pretesa di comprendere in questo momento, ed è certo, al di là di ogni apparenza, che da Dio non viene il male, che questo non è possibile.
che Dio è solo colui che è amante della vita. E quindi, intuite subito, al versetto 10, con questa affermazione così potente, il Satan è sconfitto. Provalo, mettilo alla prova, vedrai che quando gli togli tutto, quando lo tocchi nella carne, vedrai come ti benedirà. E Giobbe, altro che benedizione, è un riconoscimento limpidissimo di un volto di Dio che non può essere collegato al male. E quindi Dio ha vinto la scommessa del Satan. Soltanto che il capitolo 2 si chiude con l'arrivo di tre amici che vengono da lontano, espressamente hanno sentito parlare del dramma di Giobbe e vengono da lui per consolarlo. E notate il testo perché è straordinario. Versetto 12. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò il mantello, lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti. Nessuno gli rivolgeva una parola perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Appunto, cosa vuol dire questo silenzio degli amici? Cosa vuol dire soprattutto il fatto che gli amici non lo riconobbero? Beh, potrei dire, non lo riconobbero perché era sfigurato, non aveva più la parvenza umana. L'uomo colpito dal dolore diventa un altro. Pensate ieri il racconto dell'uomo appunto curato, lavato, di fronte al quale il figlio dice: è diventato bello, l'ho ritrovato, perché il male invece sfigura. E dunque il silenzio degli amici in questo caso è il silenzio di chi capisce che non ha parole, che tutte le sue parole sarebbero vuote, e dunque sta lì accanto all'amico che soffre e che ha bisogno soltanto di questa vicinanza, perché qualsiasi parola è inutile. Ma questo non riconoscere potrebbe avere anche un altro significato, molto più pertinente rispetto al resto della trama, e cioè questo amico malato non è più lui, ma non perché è sfigurato, ma perché non è più l'uomo che io pensavo che fosse. Il dolore ha rivelato la sua colpa, non lo riconosco più come giusto. E quindi, a causa di questa sofferenza smisurata, si rivela quello che lui è un peccatore, è colpevole di qualche cosa di estremamente grande, e dunque il mio silenzio diventa una modalità con cui io esprimo un giudizio di condanna, perché quell'uomo che io conoscevo è morto, 7 giorni, 7 notti, è il tempo per il lutto in Israele. E dunque un uomo così è agli occhi degli amici già condannato, e l'enormità del suo dolore è il segno della condanna divina. E qui l'autore introduce una fortissima ironia, perché quello che non è riuscito al Satan portare Giobbe alla ribellione riesce agli amici, che prendono loro la parte dell'accusatore di Giobbe davanti a Dio. Si fanno strenui difensori di un volto di Dio, di un principio, di una religione, contro il loro amico, portandolo a una esasperazione senza fine. Per cui di fronte a questo silenzio degli amici, che è una condanna, Giobbe al capitolo 3 esplode e cambia completamente il registro. Sembra quasi che tu dici, ma è la stessa persona? Perché quell'eroe fedele, impassibile, capace
di resistere, di dire delle cose incredibili di fronte a un dramma che lo sta attraversando, primi due capitoli, dal capitolo 3 in avanti si trasforma, diventa un uomo che ha nella protesta il tono prevalente, è l'uomo che maledice il giorno della sua nascita, che chiama in causa Dio, che lo accusa di essere un mostro, di volere il male dell'uomo, che rivolge a Dio delle espressioni che rasentano o addirittura toccano chiaramente la bestemmia. È lo stesso uomo e l'autore ha l'intenzione di dirci sì. E non puoi neanche scegliere se c'è una risposta migliore dell'altra. Devi tenerle insieme e tenerle in tensione, perché solo alla fine del libro potrai trovare la verità di entrambe queste espressioni, perché sarebbe troppo facile dire che Giobbe è l'uomo che di fronte al dolore è l'eroe paziente, capito? Che sopporta tutto, qualsiasi cosa, passa un camion sopra di lui, grazie Signore, l'eroe paziente. Ma non è vero neanche che Giobbe è soltanto colui che protesta. Per cui la verità della sua capacità di resistere sotto i colpi, in attesa della fine del buio, la verità di questa esperienza sta nel fatto che lui protesti. E la sua protesta è vera ed è espressione di fede, perché sta con l'altro atteggiamento e nessuno può decidere qual è l'atteggiamento. Prova a confrontarti con entrambi, prova a dire tu queste parole, a renderti conto di che cosa c'è dietro. E dunque Giobbe col capitolo 3 inizia a esprimere tutta la sua fortissima angoscia di fronte a un'esperienza che mette in discussione il complesso stesso della vita, per cui perisca il giorno in cui io sono nato, era meglio se fossi morto nel seno di mia madre, se non fossi mai venuto alla luce, meglio. Quindi come se tutta la vita che io ho trascorso, gli anni felici, fossero completamente dimenticati e io non riesco più a contarli nella loro differenza. E dunque il capitolo 3 inizia a presentare con forza questa serie di interrogativi. È vero che Dio ama la vita dell'uomo? Perché Dio fa così con l'uomo? Perché dare la vita a chi è destinato a morire? Perché tanto soffrire? Si può dire ancora vale la pena vivere? È possibile dirlo di fronte a un'esperienza così? E queste domande sono soltanto pronunciate. Questo per me è una delle cose, è una cosa fantastica, perché è un modo con cui l'autore dice: guarda, l'uomo biblico è qualcuno che sa di avere il diritto di rivolgere queste domande, perché sa che il suo Dio non è il faraone. E dunque queste domande non sono una espressione di incredulità, al contrario, sono l'espressione di una fede profondissima. E dunque la fede non è un manuale di risposte, ma è una raccolta spesso dolorosa di domande. Il lamento è tragico, è blasfemo, ma è rivolto a Dio. Cioè Giobbe, in tutta questa protesta, anche quando dice guarda da un'altra parte, sei un mostro, lo sta sempre dicendo a un tu. E alla fine chi mi darà una risposta? Perché io attendo una risposta.
Allora, in questa logica si inseriscono i discorsi degli amici, che sono veramente straordinari. Nove sembrano dialoghi, ma non lo sono, e ce ne accorgiamo perché ogni volta l'introduzione è così. Elifaz prese a dire, Giobbe prese a dire, Bildad prese a dire, Giobbe prese a dire, Zofar prese a dire, Giobbe prese a dire. Manca a chi? Non c'è mai l'interlocutore. E alla fine non è un dialogo, è una comunicazione che poi si frantuma, sono parole che alla fine si sparpagliano, senza che veramente si costruisca un'autentica reciprocità, uno scambio autentico di parole, come se gli amici non sentissero quello che Giobbe dice. Sono amici che parlano sopra Giobbe, sono l'espressione di dei teologi freddi, tendenzialmente paurosi, cioè sono incapaci di vivere il dramma del loro amico. Per loro Giobbe non è più una persona, diventa qualcuno di scomodo, perché se Giobbe avesse ragione, casca il nostro palco, tutta la nostra costruzione, i nostri principi, le nostre certezze vacillerebbero e noi non avremmo più che cosa proporre di sensato, perché quello che gli amici propongono è veramente l'espressione più raffinata della tradizione di Israele. Attenzione, non è sbagliato quello che dicono, perché gli amici a un certo punto dicono: guarda, i malvagi ricevono una punizione, i giusti sono benedetti. Speriamo anche noi, mi sembra, o no? Sì? No, non lo so voi. Comunque. E poi loro dicono, ascolta, è un'esortazione all'umiltà, un'esortazione alla conversione, prega di più, credi di più. Cioè, sono tutte cose giuste, no? Prega di più, credi di più, stai forte nella prova, convertiti, sii umile. Non sono tutte esortazioni che sono anche in bocca a noi. Quindi di per sé non danno cattivi consigli. Non è sbagliato quello che dicono, ma non si rendono conto a chi lo stanno dicendo. Usano le formule della tradizione senza tener conto del loro interlocutore. E dunque le loro frasi, che sono di per sé corrette, si trasformano in dardi avvelenati per Giobbe. Per cui appunto sono parole assolutamente fuori luogo. E Giobbe non è più importante ai loro occhi. Ciò che conta sono i principi a cui sacrificano il loro amico. È come se questi amici, più che in Dio, credessero nella loro religione. Sono maestri nel dire la verità senza nessuna carità. Manca dalle loro parole la comprensione di un Dio che è misericordioso. Alla fine il Dio che consegnano è un Dio giudice, una visione mercantile della relazione con Dio. E arrivano ad affermare che siccome l'uomo è fragile, è impuro, è peccatore. La fragilità, la fallibilità, la vulnerabilità è condizione di peccato. E facendo così diventano giudici della coscienza di Giobbe. Allora cosa fa Giobbe di fronte a questa presenza così ossessiva dei suoi amici? Ma intanto Giobbe non ha la stessa sicurezza dei suoi amici. Dio non è semplice per lui. La realtà, la vita, Dio stesso sono difficili, sono enigmatici, sono oscuri.
E io non riesco neanche a raccontare con parole chiare, per questo uso una serie di immagini che vanno giù a cascata per provare a dire quello che sto sperimentando. Ma proprio dentro questa situazione, poi sollecitato in maniera così violenta dagli amici, io cerco Dio malgrado Lui, come se Dio facesse di tutto, anche tramite i miei amici, per farmi cedere, ma io resisto aggrappato all'idea che Dio sia buono. Nonostante la mia esperienza mi parli di un Dio che sembra essere cattivo, un nemico che mi raggiunge senza tregua con le sue frecce. Allora cosa fa Giobbe con gli amici? Innanzitutto dice: abbiate pietà di me. Basta, tacete, non ne posso più di sentirvi. Finché voi siete arrivati, io ero nudo, ero piagato, ma ero innocente. E invece voi, con le vostre parole, mi avete tolto l'unica cosa che mi era rimasta, la coscienza della mia innocenza. Voi avete provato a spiegare la mia sofferenza, a trovare ragioni, a dare motivi logici, comprensibili della mia sofferenza, ma in questo modo mi avete privato della percezione del mistero, provando a dare una ragione del mio dolore, avete aggiunto tortura a tortura. Che conforto ho dal sapere che questa sofferenza è meritata? Dopo che lo so, ho per caso un sollievo? E dunque, per favore, abbiate pietà di me. Tacete, perché, ed è la seconda cosa, le vostre parole sono parole di menzogna. E la menzogna non tocca soltanto me che voi dite essere colpevole, tocca Dio. Perché, di fatto, gli amici stanno difendendo Dio contro Giobbe. Ma che Dio è? Un Dio per difendere il quale bisogna accusare l'uomo. Bisogna dire che l'uomo è ingiusto per poter garantire la giustizia di Dio. È Dio questo? È il nostro Dio? E dunque le loro parole sono parole di menzogna e stanno toccando il nome di Dio. Gli amici di Giobbe parlano vanamente di Dio. È vero, dice Giobbe, che Dio è un Dio potente, è vero. È vero che nessuno di noi può decidere al posto di Dio, che lui fa quel che gli pare. È vera questa cosa. Ma se questo vuol dire che io sono limitato, questa limitatezza esalta lo strapotere di Dio o mette in luce la sua misericordia? E dunque io non accetto di lasciarmi defraudare dalla mia coscienza di innocente. Io sono innocente, guardate, non perché non commetto peccati, non per questo, ma perché comunque, per quanto male possa aver fatto, il dolore che sto subendo è talmente grande che non c'è nessuna proporzione. E dunque Giobbe arriva a dire: se io sono innocente, di chi è la colpa della mia sofferenza? Beh, la colpa è di Dio. E infine Giobbe dice: e comunque ponete anche me a lato, guardiamo la realtà, davvero i malvagi sono puniti e
i giusti sono premiati? La realtà dice questa cosa qui o dice che i giusti sono dei disadattati? Sono quelli che prendono batoste e colpi sui denti ogni giorno mentre i malvagi prosperano? Vedi che anche soltanto il confronto con l'esperienza mette in discussione quello che voi dite? Però Giobbe ha una grande speranza, e quella espressa nel capitolo 19. Che salto, per venire all'epilogo. Alla fine, finalmente, Dio interviene. E lo fa in una maniera particolare, perché il narratore a questo punto dice: il Signore prese a dire a Giobbe, e Giobbe prese a dire al Signore, e finalmente il dialogo si concretizza. E notate, non più Dio, un'entità astratta, un Dio impersonale, una divina, così, ma il Signore, cioè qualcuno che ha a che fare con la storia, con una storia concreta, ha un nome. Due persone, una di fronte all'altra. E noi potremmo dire, finalmente abbiamo le risposte, e invece no. Perché Dio non dà risposte, non dà ragione agli amici, non dà ragione a Giobbe, e dunque restiamo delusi. E ci portiamo a casa anche questa delusione. Cosa fa Dio? Nel primo discorso fa fare a Giobbe un giro intorno al mondo, non in 80 giorni, una cosa più vicina, facendogli vedere prima la natura nelle sue forme macro, tramonto, alba, notte, e poi facendogli notare 10 animali, quelli che erano più misteriosi per Israele. E lungo tutto questo viaggio continua a fare domande. Tu sai. E Giobbe, di fronte a tutte queste domande, deve dire: no, io non lo so. Allora, è come se la risposta di Dio non fosse una risposta razionale, ma esperienziale. Ti conduco in un viaggio che ti porta a vedere il mondo da un'altra prospettiva, in modo che esci dalla logica buono, cattivo, giusto, ingiusto, utile, inutile. Il mondo è molto più grande della tua esperienza, molto più grande della tua realtà. La logica che lo guida è differente da quella che tu hai immaginato. E quindi prova ad allargare lo sguardo. E di fronte a questo viaggio, Giobbe dice: ho parlato come uno stolto e adesso taccio. E sembra un uomo umiliato. Ma per evitare questo tipo di impressione, Dio riprende parola e dice: guarda, però, la questione non è soltanto allargare lo sguardo, ma uscire dall'impressione che, o dall'accusa che tu mi hai rivolto, del fatto che io sia un creatore sadico. Allora facciamo così: prendi il mio posto e decidi tu cosa fare di fronte al male. Vedi cosa fa tu, scegli tu. Intanto io ti dico com'è che agisco io, perché la mia onnipotenza non è strapotere, e io scelgo di non distruggere il male. Però così sarebbe ancora troppo poco, e attraverso questo nuovo viaggio Dio fa comprendere a Giobbe che la questione non è chi è colpevole e chi è innocente. Per cui se Giobbe è colpevole, Dio è innocente, ma se Giobbe è innocente, Dio è colpevole. Io non ti guardo così. Io non penso che tu sia innocente o colpevole, non mi interessa, non è questa la questione. E dunque la questione di questa sofferenza non è legata alla colpa di nessuno. Non è questo evidentemente l'orizzonte. Quindi non soltanto sei innocente, ma vorrei liberarti dalla convinzione che in fondo tu stesso nutri, come i tuoi amici, di una giustizia retributiva.
per cui la tua innocenza postulerebbe la colpevolezza di qualcun altro. E dunque, prendi pure il mio posto. Io da parte mia agisco così, non lo distruggo il male. Il male resta un mistero. E infatti il libro non dà risposte rispetto a questo. Però io mi pongo accanto a te. Soffro con te. La mia risposta è accompagnare colui che soffre. E a questo punto Giobbe dice qualche cosa di estremamente impressionante, soprattutto per l'Antico Testamento. Capitolo 42, i versetti 5 e 6. Letteralmente, noi traduciamo, io ti conoscevo solo per sentito dire che va benissimo, eh? Letteralmente sarebbe bruttissimo, con ascolto di orecchio ti ascoltavo, ma ora i miei occhi ti vedono. Recupero la dimensione dell'ascolto, che è letterale, per dire che c'è una contrapposizione tra ascolto e visione. Ma ora i miei occhi ti vedono. Prima ti ascoltavo per sentito con l'orecchio, cioè, ed è il discorso dei teologi, degli amici. Ti avevo conosciuto così, attraverso le loro parole, ma ora i miei occhi ti vedono. Però, notate, questo è un problema, perché nell'Antico Testamento Dio non si vede, ma Giobbe dice di vedere Dio. Non di ascoltarlo, di vederlo, ma lo vede quando rinuncia a vedere, cioè quando rinuncia a voler capire a tutti i costi, allora vede. E poi, questa volta sì, propongo un'altra traduzione, perciò, dice il nostro testo, mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Il testo di Giobbe è un problema, perché ha un testo ebraico difficilissimo. In questo caso, la proposta di Gian Antonio Borgonovo, che ha studiato in particolare il libro di Giobbe, è questa. Perciò mi ricredo. Scusate, per questo detesto polvere e cenere, ma ne sono consolato. Che è un'espressione di una potenza impressionante. Perché vuol dire che la sofferenza, cioè il mio essere polvere e cenere, questa condizione è detestabile. E come ci veniva ricordato ieri, il dolore è qualcosa di mostruoso, è orrendo, è qualcosa che devo odiare con tutte le mie forze. Ma Giobbe dice, io ne sono consolato. Cioè ho trovato una possibilità di abitare una condizione che di suo è detestabile, perché ho scoperto dentro questa condizione, non a lato, non per i discorsi dei miei amici, che la mia condizione di fragilità, che io continuo a non capire, in questa condizione ho trovato un volto di Dio inatteso, un Dio che non condanna l'uomo per avere ragione lui, che non condanna l'uomo perché l'uomo ha ragione, che non ha una soluzione al mio dolore, una soluzione razionale, ma che è un Dio che ama gratuitamente, per cui non è più un argomento di discussione. Restano i perché sulla fragilità, ma sono iscritti dentro un orizzonte altro. Allora, qual è il significato di questo epilogo in cui sembra che tutte le cose si rimettano a posto? Innanzitutto, se notate, mentre Giobbe è seduto ancora sulla polvere e la cenere con il suo coccetto per grattarsi, il Signore gli chiede di pregare per gli amici che hanno parlato stoltamente di lui. Perché gli amici hanno detto il falso,
È Giobbe che ha detto la verità, anche quando ha protestato così ferocemente. In Giobbe c'era la verità, non negli amici. E dunque Dio chiede a Giobbe, mentre è in quella condizione, di pregare per i suoi amici. Perché in fondo Dio si manifesta ai suoi amici, come Giobbe lo ha conosciuto, cioè come un Dio di misericordia. Perché se Dio si comportasse come i suoi amici pensano che dovrebbe comportarsi, beh, i suoi amici dovrebbero essere fulminati. Okay? E invece no, gli amici sono perdonati gratuitamente per la preghiera di Giobbe. Ma non perché è Giobbe, ma che vorrebbe dire che Dio associa Giobbe alla sua misericordia. E questa vuol dire che Giobbe trova dentro questa nuova relazione una riconciliazione con gli amici, col suo dolore, con Dio, con se stesso, con la realtà. In quest'atto estremo di dono, Giobbe è benedetto. Questo vuol dire che tutto quello che capita dopo non è un premio per la pazienza che Giobbe avrebbe esercitato, perché è inutile, sono tutte cose inutili, perché Giobbe è già benedetto. Non serve il raddoppiamento di tutto ciò che ha perso, beni, figli, non serve. Età della vita, notate, 140 anni, cioè 70 per 2, non serve. Queste cose qui dicono quanto grave è stato il dolore di Giobbe. Cioè, mi danno proprio la percezione di che cosa è accaduto a quest'uomo, di che cosa lui ha perso. E i figli morti è evidente che non verranno restituiti. E i giorni di dolore, i giorni di afflizione, la malattia, nessuno me li restituirà integri. E dunque tutta questa abbondanza segnala quanto Giobbe aveva perduto, non il premio felice per chi ha resistito duro e puro fino alla fine. Allora, concludo con un'ultima nota di Roberto Vignolo, che scrive così: Dio si riconosce interpretato correttamente proprio da chi lo ha contestato e invocato, non dagli amici che si sono limitati a difenderlo. Il dolore desolato e ribelle si dimostra capace di interpellarlo, non solo perché Dio infine risponde, ma perché ultimamente vi si identifica. Ma allora Dio stesso va riconosciuto parlare nel grido di Giobbe, che alla fine del dramma non appare più costituito solo come destinatario di una rivelazione finale, ma come suo portatore segreto, mediatore inconsapevole. Da questo punto di vista si può vedere in Giobbe un'anticipazione della figura cristologica. Gesù che muore invocando Dio nella desolazione e lanciando un grande inarticolato grido, produce agli occhi del centurione pagano la scandalosa rivelazione di Dio nel figlio crocifisso, che la risurrezione rivelerà in tutto il suo spessore.